Buonasera, benvenuti al webinar I Paesi Bassi alle urne, una coproduzione dell'Ambasciata dei Paesi Bassi, dell'Istituto Affari Internazionali e del Reale Istituto Neerlandese di Roma. In questo webinar parleremo delle elezioni politiche in Olanda e le conseguenze possibili che possono avere per l'Olanda stessa e per l'Europa. Iniziamo con un saluto dell'ambasciatore Desiree Bones, incaricata d'affari del Regno dei Paesi Bassi in Italia, che ci dirà un po' cosa succederà. A te, Desiree. Grazie Art e buonasera da mia parte a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alle elezioni parlamentari di ieri nei Paesi Bassi. Sono davvero contenta della grande partecipazione alle elezioni del mio paese, ma anche del grande successo di questo evento. Più di 150 persone che si sono iscritte, un risultato che ci entusiasma. Mi chiamo Desiree Bones e sono l'incaricata ad interim olandese in Italia. Possiamo fare alcune osservazioni interessanti sull'esito di ieri, che forse avete potuto già osservare a grandi linee tra le notizie di oggi. Stasera prenderanno la parola 4 oratori che a breve vi presenteremo, partendo dalle loro esperienze e idee. Questi esperti rifletteranno sui risultati e sulle varie possibilità di formazione di una nuova coalizione di governo. Ovviamente il pubblico avrà la possibilità di fare domande. Voglio ringraziare di cuore l'Istituto Affari Internazionali per l'organizzazione di questo evento. Il presidente dell'IAI, l'ambasciatore Fernando Nelli Feroci, è presente e si occuperà delle conclusioni. Il webinar è organizzato in collaborazione con il Reale Istituto Neerlandese di Roma e l'ambasciata olandese. Il mio collega Art Hering si occuperà di moderare la discussione. Non mi resta dunque che augurarvi un interessante webinar ad maiora semper. Grazie. Grazie Desiree. Allora facciamo così. Abbiamo 4 relatori, ognuno parlerà per 5 minuti e mentre voi potete mandare delle domande sulla casella domande risposte e così poi facciamo un secondo giro in cui i relatori risponderanno alle domande. Comunque prima di parlarne va bene dare un'occhiata ai risultati di queste elezioni e poi ti volevo fare 2 osservazioni. Prima che c'è la partecipazione è stata alta, il 79%, solo 2%, 2 punti in meno delle elezioni precedenti del 2017, malgrado il Covid. La seconda è che la legislazione è arrivata al suo fine naturale, anche se il governo si è già dimesso 2 mesi fa, come conseguenza di un pasticcio enorme sulla frode presunta e non vera con i sussidi sociali. Senz'altro ne avete già letto sui giornali italiani anche. Allora, ora vediamo i 3 vincitori di queste elezioni. Questo lo conoscete, Mark Rutte, il premier, leader del VVD, che probabilmente andrà a formare il suo 4º governo. Seconda,
Sigrid Kaag di D66 e terzo Thierry Baudet del Forum for Democracy, il Foro per la Democrazia. Allora, adesso guardiamo un po' i numeri, così sappiamo bene di che parliamo. E li abbiamo qui. VVD, il partito di Rutte, ha guadagnato due seggi. Questo era quasi scontato. Ma la vera, la grande sorpresa è il risultato di D66, 5 punti in più, non previsto assolutamente dai sondaggi, e D66 è il partito liberal progressista o anche liberal europeista, come disse il TG1 stamattina, e ci sta. E parlando di europeisti, scendete anche un po' e vedete anche lì Volt, che è un partito, no, il partito internazionale, è il partito europeo, non solo europeista, una specie di più Europa transnazionale che è arrivata da 0 a 3, quindi entrerà nel Parlamento. Poi arriviamo al terzo, il PVV, partito per la libertà di Geert Wilders, lo conoscete, l'uomo della chioma gialla, che non è andato bene, ha perso 3 seggi, ma questo non significa che la destra sovranista è diventata più debole, anzi, perché altri due partiti di estrema destra, il Forum per la Democrazia, Forum for Democracy, ha vinto 6 seggi, da 2 a 8 è arrivato, e il partito ha attraversato un periodo molto difficile di grande lotta interna, e ciò malgrado ha vinto questi 6 seggi. E in più c'è un altro partito di questo tipo, IA 21, che è arrivato da 0 a 4. Quindi la destra sovranista è arrivata quasi a un quinto dei voti. Poi arriviamo al CDA, l'appello cristiano democratico del ministro delle finanze Wopke Hoekstra, che qui in Italia conoscete bene, ha perso 4 seggi, e anche l'altro partito cristiano di governo, ChristenUnie, cioè il partito calvinista, è andato meno bene di quanto si aspettò, è rimasto su 5 seggi. Ma poi arriviamo alla vera tragedia, cioè quella della sinistra. SP, diciamo la sinistra euroscettica, perde 5 seggi, arriva a 9. Il partito laborista, PVDA, sta a 9, però 9 è un risultato pessimo, anche se non ha perso ancora, perché nel 2012 arrivò addirittura a 38 seggi. E quindi è una caduta lineare quasi. E anche GroenLinks, la sinistra verde, non è andata affatto bene, si è visto dimezzare i suoi seggi a 7. Ma e poi c'è tutta una serie di cespugli politici che non ha molto senso di far passare, di nominare adesso, a parte forse il PVD, il Partei vuol dire il partito degli animalisti, che ha vinto un seggio e adesso sta a 6. Comunque, il quadro che vediamo è grande frammentazione, ondata liberale, una bella fetta di destra sovranista e una sinistra arrancante. E allora, come siamo arrivati in questa situazione? Beh, questo lo chiediamo a Maria Bonaria Urban. Maria, da novembre, è direttrice degli studi di storia dell'Istituto Olandese qui a Roma, Istituto Reale Neerlandese. Lei è laureata a Cagliari, abita dal 98 in Olanda e dal 2003 ha lavorato all'Università di Amsterdam come docente di letteratura e cultura italiana. Quindi
conosce perfettamente le faccende olandesi da storica, ma anche come esperienza vissuta. Quindi a lei do la parola. Grazie, grazie mille. Il mio intervento è soprattutto da cittadina italiana che ha fatto dell'Olanda, ha trovato in Olanda la propria patria d'adozione e che da 2 anni è anche diventata cittadina olandese. Quando sono arrivata nel 1998 si sono tenute subito dopo delle elezioni politiche che furono vinte dal Partito Socialdemocratico e dal Partito Liberale. In quel momento tutto sembrava normale, era una conferma di un risultato politico già realizzato nelle elezioni precedenti, quindi confermava lo stesso scenario. Ma nel giro di pochi anni tutto è veramente cambiato, è iniziata una nuova epoca e quindi vorrei brevemente fare alcune riflessioni cercando di collegare idealmente gli inizi degli anni 2000 con il risultato politico che è stato appena descritto da Art Helin. Non è facile, ma cercherò di partire da un paio di punti. E vorrei fare una citazione di uno studioso, di un politologo irlandese che ha lavorato in Olanda e che ha detto la seguente cosa. L'unica cosa prevedibile dell'elettorato olandese è la sua imprevedibilità. La sua unica caratteristica stabile, la sua instabilità. Ecco, questa definizione di Peter Mayer si riferisce a questa instabilità dell'elettorato olandese a partire dagli anni 90, che è sicuramente una delle cose che mi ha colpito subito, insieme alla frammentazione politica, quindi alla molteplicità dei partiti, alla nascita anche di nuovi partiti, che si è vista capitare negli ultimi 20 anni. Però forse bisogna partire da una considerazione. Il sistema politico olandese, il sistema elettorale olandese è proporzionale, quindi il massimo pluralismo, la massima apertura ad accogliere minoranze nel Parlamento, il che è un fatto assolutamente positivo. L'altra faccia della medaglia, quindi, è il rischio che ci siano tanti partiti. La scheda elettorale di queste ultime elezioni contava 33 liste politiche, quindi non mancava la possibilità di scegliere, questo senza dubbio. La strategia dei partiti olandesi inevitabilmente è quella della ricerca di alleanze politiche per creare una maggioranza di governo. Quindi questo è quello che fanno tutti i partiti, quindi un approccio molto pragmatico, direi, da uno sguardo italiano verso la politica olandese. Nel 2002 però succede qualcosa di importante. Una lista, una nuova lista politica, lista Pim Fortuyn, ottiene un grande successo politico. Vince praticamente queste elezioni. Pim Fortuyn è un politico che verrà ucciso 9 giorni prima delle elezioni, ma è colui che porta sul tavolo del dibattito pubblico dei temi fino allora non affrontati, in particolare il tema della immigrazione, il problema dell'identità olandese collegato a un eventuale rischio della diffusione dell'Islam in Occidente. Quindi affronta tematiche che fino allora non erano importanti nelle agende politiche. La sua tragica morte non segna però la fine di questo interesse per questi temi, anzi, direi che uno dei risultati di lungo termine della figura di Pim Fortuyn è che questa agenda politica è stata riproposta da altri partiti. Ed è interessante vedere come anche partiti che si sono opposti apertamente alla lista Pim Fortuyn poi hanno ereditato in qualche maniera le stesse tematiche. Quindi questo penso sia un elemento significativo. Dopo Pim Fortuyn sono nati tanti altri partiti ed alcuni anche chiaramente definibili come populisti, con un profilo ideologico abbastanza complesso, ma questo forse rientra nel populismo, che, come ci insegna un altro studioso olandese, Cas Mulder, è una ideologia sottile che si applica a tante ideologie vere e proprie, quindi nazionalismo, liberalismo, eccetera, eccetera. Da quel momento in poi il quadro politico olandese diventa sempre più frastagliato, quindi vede la nascita di nuovi partiti come quello del PVV,
di Heart Builders, che è stato già nominato, ma direi che per me quello che mi resta di più è il senso della creazione di uno spazio nell'arena politica per un'istanza più moderata e forse anche conservatrice, che nel corso di questi anni si è sviluppata ulteriormente. È il contemporaneo declino di quelle forze della sinistra, in particolare di quel partito socialdemocratico che ha avuto grande ruolo nella formazione di vari governi e anche governato con il Partito Liberale in varie occasioni, e che forse ha proprio pagato un altro elemento di lunga durata della politica olandese. C'è una chiara scelta per una economia e per una linea politica liberale, libero mercato, privatizzazioni, che sono state quindi di cui la socialdemocrazia si è assunta la responsabilità facendo parte del governo. Dagli anni 2000 si vede questo crescente sviluppo anche del Partito Liberale, nella figura del suo leader, in particolare di Mark Rutte, dal 2006 che diventa appunto il leader del partito, e dal 2010 è premier, primo ministro in Olanda. Se mettiamo insieme tutti questi elementi e aggiungiamo quello che insomma è il risultato di ieri, mi sembra che ci siano tre aspetti che secondo me sono correlati. Da un lato una grande difficoltà per la sinistra, per le forze della sinistra, di parlare a un elettorato pur essendo in tempi di crisi, quindi dove ci dovrebbe essere un ascolto per certe tematiche. Uno spostamento di una parte di questo elettorato che, seppur instabile, si sta collocando, direi, sempre di più verso anche partiti populisti. PVV, il partito di Geert Wilders, non ha vinto le elezioni, ha perso dei seggi, ma come è stato già detto, c'è ormai una parte dell'elettorato che conferma questa tendenza, questa preferenza per i populisti. Terzo, quello slittamento, ribilanciamento verso un centro moderato, che sono le due parole chiave che mi hanno colpito dei discorsi fatti da Rutte e Kaag ieri. La prima, la Kaag ha detto chiaramente che il suo partito è un partito moderato, e il secondo ha tenuto a sottolineare che il suo partito è un partito di centrodestra, sottolineando la parola centro. Quindi mi sembra che ci sono diversi blocchi, più che solo i partiti, veri blocchi ideologici nel panorama politico olandese contemporaneo, e che si contendono naturalmente la supremazia, ma riconosco questa tendenza, questa conferma verso un posizionamento verso il centro, un centro però che tende un po' verso destra, direi, come linea rossa, che parte con la rivoluzione politica di Pim Fortuyn e che secondo me non si è affatto fermata. Non so se sono rientrata nei 5 minuti o se sono andata oltre. Ah, più o meno ci siamo. Sì. Va bene, mi fermo. Grazie Maria. No, hai fatto bene a farci ricordare l'eredità di Pim Fortuyn e anche quello dello spostamento del tradizionale elettorato di sinistra. E questo ci porta alla prossima relatrice o relatore, insomma io dopo Sanremo non so più cosa dire, che è Luisa Bialesiewicz. Lei è professore ordinario di European Governments per l'Università di Amsterdam, e il suo interesse principale è la geopolitica europea, e così si è occupata anche della politica olandese. La settimana scorsa ad Amsterdam ha già moderato un webinar dedicato alle elezioni, e qualche mese fa un altro molto interessante sugli stereotipi olandesi sull'Italia e viceversa. Quindi la persona giusta da posizionare queste elezioni nel quadro più ampio degli sviluppi politici e ideologici europei. Luisa, a te. Grazie mille Art, grazie per l'invito. Cercherò di dare un po' appunto di questo contesto europeo.
Allora, sarebbe bello poter dire che l'Europa era una protagonista importante di queste elezioni e sicuramente quelli di voi che seguono Twitter avrete visto questa strana bestiolina aggirarsi per la rete, l'elefante europeo che è spuntato proprio prima delle elezioni come un hashtag, ma proprio anche come un meme. Per ricordare ai politici l'importanza delle questioni europee, che finora erano abbastanza assenti, cioè la discussione era molto nazionale se non provinciale. E infatti, come dicevi tu, Art, la vittoria del Partito Liberale del 66 è stata da molti, diciamo, presentata come, diciamo, loro sono il vero vincitore di queste elezioni, forse perché la vittoria del VVD di Rutte era data per scontata. Allora, l'arrivo, diciamo, con un numero di seggi così non inaspettato del 66 è stato visto come un auspicio della rieuropeizzazione della politica olandese. E poi, appunto, dobbiamo anche ricordarci di Volt, che è un partito molto diverso, e ho visto che abbiamo una domanda, un commento da uno dei ascoltatori che ci ricorda che infatti è un partito cioè molto particolare, è unico, cioè un partito transnazionale, ma anche in questo senso è abbastanza diverso da più Europa, è sicuramente diverso da del 66. E sarà interessante vedere se i media gli danno, diciamo, la stessa attenzione che è stata concessa al forum quando è arrivato in Parlamento. Però questo lo possiamo tralasciare. Ma tornando alla questione Europa, io mi chiederei quanto, diciamo, l'arrivo del 66 cambierà la politica europea dell'Olanda. E la politica dell'Olanda in Europa, nelle istituzioni europee. Certamente, cioè questo è senza dubbio, del 66 sono un partito molto più europeista e insieme con Volt sicuramente prenderanno altre posizioni e avere loro come il secondo partito in Olanda e non il PVV cambierà anche le posizioni di Rutte. Però cambierà veramente il ruolo dell'Olanda in Europa? Adesso, cioè, durante la giornata, ci sono state varie discussioni se forse il Ministero delle Finanze andrà appunto a del 66, cioè una posizione molto ambita. I miei colleghi ad Amsterdam e altrove scherzavano, cioè, che questa posizione purtroppo non cioè, funziona in un modo opposto, nel senso che non è l'arrivo del rappresentante che cambia il ministero, ma anzi, le chiavi del Ministero delle Finanze trasformano chiunque ci entra dentro, che assume proprio questo ruolo. Allora, questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre: quanto cambierà la posizione, il ruolo dell'Olanda in Europa? La seconda domanda, che ci dovremmo porre, qui mi aggancio a un paio di punti che ha fatto appena Maria nel suo intervento, è quanto queste elezioni, che sono in qualche modo le prime elezioni pandemiche in Europa, sono le prime elezioni sotto lockdown, quanto ci dicono di quanto sta cambiando il panorama politico europeo? Cosa ci dicono? Allora, il politologo Simon Hicks affermava stamattina che in questo risultato possiamo intravedere l'emergere di una nuova spaccatura politica, non più fra destra e sinistra, ma piuttosto fra i liberal cosmopoliti europeisti e i nazionalisti. Nazionalisti di varie sfumature, cioè nazionalisti alla VVD, ma anche quelli di estrema destra. Una spaccatura che assomiglia molto a quella fra il blocco Macron e Le Pen in quelle elezioni. E guardando i risultati, sembrerebbe almeno un po' una spaccatura, diciamo,
evidente. Sicuramente, come diceva anche Maria, i partiti della sinistra erano i grandi delusi, se non quasi scomparsi. Il centrodestra proprio visto è cresciuto, però anche la destra, l'estrema destra, la destra populista ancora di più. Non so se sposerei interamente questa tesi, credo che è una tesi comunque interessante. Penso che quello che ci dovremmo porre anche come domanda, perché si applica anche a altri contesti, forse in parte anche quello italiano, è più una spaccatura che ha a che fare con la fiducia nelle istituzioni, con la fiducia nella politica istituzionale. Perché se guardiamo la spaccatura, cioè che ha portato anche tantissimi nuovi elettori al forum e al nuovo partitino, cioè agli A21, cioè sono elettori che non hanno mai votato prima, cioè questi erano elettori nuovi, almeno da quello che rivelano i sondaggi. E una delle altre cose interessanti per me era guardare, diciamo, il resoconto delle elezioni, il fatto che su Twitter e vari social media oggi uno dei trend era la questione della frode elettorale, cioè sembra che siamo negli Stati Uniti post-elezioni qua. Ma questa idea di un mondo parallelo dove si mettono in dubbio non solo le istituzioni, la politica, ma anche cioè, proprio il voto, questa è una cosa nuova, o non completamente nuova, però il ruolo delle teorie complottiste, proprio di queste sottoculture politiche, cioè ovviamente non è unico all'Olanda, però guardando quello che stava succedendo nelle ultime settimane con le manifestazioni contro le misure di contenimento della pandemia e tutta una serie di spinte proprio dell'estrema destra, ma non solo, questo sono un fenomeno molto importante e ripeto, non solo in Olanda, e penso che dobbiamo anche pensare al ruolo che hanno giocato anche appunto nel portare dei voti ai partiti sicuramente dell'estrema destra e a portarli via dai partiti più tradizionali. Dei colleghi che lavorano ad Amsterdam, proprio che guardano il ruolo dei social media, media targeting, prima delle elezioni hanno confermato questa cosa, cioè proprio il ruolo di queste sottoculture, se si possono chiamare tali, politiche, che hanno condizionato le scelte in maniera molto molto importante. Io mi fermo qui per adesso per rimanere nell'orario e sicuramente avremo altre cose da dire su questo punto. Grazie Luisa. Vorrei citare un attimo il foglio di stamattina che ha un titolo un po' più ottimista di quello che hai raccontato tu, cioè altro che frugali, i Paesi Bassi votano europeista. Speriamo. Magari. Allora adesso tocca a Donatello Piras, italo-olandese, molto conosciuto, tra l'altro anche lei, anche lui come Maria, di famiglia sarda, quindi la regione bianca è ben rappresentata questa sera. Allora, lui è molto ben conosciuto nei Paesi Bassi come giornalista, presentatore e moderatore di convegni e dibattiti. E ieri sera ha presentato una maratona elettorale alla radio olandese e anche stasera, prima di venire qui, stava in radio a discutere dei risultati e delle possibili coalizioni di governo. Cioè, già ieri si è sentito parlare molto di possibili varianti, ma nel frattempo ovviamente ci sono state molte reazioni e commenti e Donatello ha seguito tutto. Quindi a lui faccio la domanda se dopo il Rutte Ter ci sarà un Rutte Quater e, più importante ancora, soprattutto come sarà questo Rutte Quater. Donatello, a te la parola. Grazie mille Arts.
Infatti vorrei infatti anche ribadire, adesso io mi limito a parlare un po' della formazione, delle possibilità adesso del governo olandese, cosa sta succedendo, infatti perché ho visto che anche sia Maria che Luisa hanno parlato benissimo, diciamo un po' della panoramica politica in Olanda. Sul Sigridkaag dei 66 vorrei dire che loro non è che si ritengono un partito liberale di destra, anzi liberale progressista, ribadiscono tanto questo. È proprio lì che incominciano a formarsi i primi ostacoli difficili per la formazione, perché Rutte ha un compito difficile. Diciamo che Rutte sia il partito più grande, è stato l'infondabile pacificatore che, malgrado uno scandalo che ha fatto cadere il governo solo questo gennaio, e la crisi di corona, diciamo, ha guadagnato 3 seggi in più, quindi è il partito più grande e ha l'iniziativa proprio adesso per la formazione. Il problema è che lui vorrebbe tanto collaborare con i democristiani, col CDA, che hanno perso, loro hanno perso tanto, e quindi lui adesso se la deve vedere con un partito liberale come di 66, che sì, malgrado sono liberali, sono anche nel gruppo Renew Europe nel Parlamento europeo, però hanno delle visioni differenti su tante cose, sul clima, diciamo, sul cambiamento climatico, come raggiungere l'accordo di Parigi, e magari anche, perché ho notato che già adesso sul chat c'era una domanda di qualcuno che ha detto: rafforzano o indeboliscono le prospettive di una possibile politica fiscale comune in Europa? C'è da vedere. Se guardiamo a Mark Rutte e al VVD, di certo non sono in favore. Se guardiamo invece a D66, loro sono in favore. Quindi lì già si vedono le prime cose. Comunque, questi due partiti sono indispensabili. Perché? Perché subito, anche prima delle elezioni, hanno escluso il partito di Wilders e anche un altro partito sovranista, il Forum. E quindi vuol dire che perdono 25 seggi su 150, ne rimangono 125. Idealmente c'è la maggioranza sia alla Camera in Olanda che al Senato. Il gruppo di Mark Rutte sarà il primo a parlare con Sigridkaag, però la domanda è: cosa succederà dopo? Il VVD, ripeto, non ha mai fatto un segreto che vorrebbe governare anche col Partito Democristiano, per quindi avere un tandem, diciamo, simile con le loro idee. Il problema è che loro hanno perso tanto, sono il quarto partito in assoluto in Olanda e per adesso non hanno intenzione di prendere delle iniziative per la formazione. Cioè vuol dire che magari Sigridkaag, infatti anche loro adesso hanno preso l'iniziativa con il partito di Mark Rutte proprio un'ora fa, e su questa conferenza stampa hanno fatto capire che ci sarà anche un esponente del loro partito per fare, diciamo, i primi colloqui con tutti gli altri partiti, e ciò significa che loro guarderanno probabilmente anche tanto alla sinistra. Lì si avrà un altro problema, perché i partiti di sinistra tutti e tre hanno perso tantissimo e hanno fatto una promessa tra di loro che vorrebbero mantenersi. Quindi per esempio GroenLinks, il partito ambientalista, ha detto che non entreranno in un governo se non con un altro partito di sinistra in Olanda. E questo significherebbe quindi che il vincitore delle elezioni, il VVD, si vede due partiti di sinistra più un partito liberale. Come terzo? E quindi questo qui sarà un grande problema. Già nella campagna elettorale e anche nei dibattiti, Mark Rutte non ha fatto un segreto e ha detto che lui non si siederà a un tavolino con, come ha detto lui, una montagna di partiti di sinistra. Naturalmente questa è anche un po' la retorica della campagna. Comunque non dobbiamo sottovalutare il fatto che loro vorrebbero quindi collaborare con i democristiani. Quindi lì c'è un puzzle da risolvere che io, non solo per l'ideologia, non lo vedo molto facile. Anche se guardiamo magari a qualche punto, diciamo, ci sono anche delle differenze per raggiungere gli obiettivi climatici. Sigridkaag è stata molto chiara nella sua campagna elettorale, anche ieri sera dopo che ha vinto, nel suo discorso, che per lei questo, il clima, è proprio un argomento intoccabile, è fondamentale per il suo partito.
E questo quindi vuol dire che lei, certo, può sempre negoziare, però se uno fa capire già che questo qui è un punto forte del suo partito, diventerà un problema. Perché? Perché il Marco del VVD non sono, diciamo, all'avanguardia in Olanda, non solo con questi, diciamo, con queste misure, ma anche sul livello europeo. Restano importanti. Allora, l'ultima cosa che volevo dire, perché anche io, se no, guardo già, sì, sto sgarrando anche il tempo e vorrei lasciare anche il tempo per qualche domanda. Ovviamente gli olandesi hanno dato il mandato a Mark Rutte e a Sigrid Kaag. Non dobbiamo sottovalutare che ci sono dei partiti come Wilds, come Forum e anche Ja 21, che vuol dire un'abbreviazione di Sì 21, partito nuovo, e insieme loro hanno 26 seggi, che non è mica niente. E questo vuol dire che alla destra, Mark Rutte, è per quello, secondo me, c'è qualche difficoltà in questa formazione. Alla destra di Mark Rutte ci sono sempre dei partiti che lo vietano di essere troppo pro-europeo, a volte è anche un po' euroscettico, e sono molto contenta che Luisa ha ribadito anche proprio the elephant in the room, l'elefante nel salotto, parlando dell'Europa, che praticamente era assente questo tema durante tutta la campagna europea, e si rivela un problema perché, ripeto, sia Volt, che ha vinto 4 seggi, sia di 66 sono dei partiti molto pro-europei, e quindi lì c'è tutto da svolgere. Il 30 marzo è la data che hanno stabilito appena un'ora fa, ci saranno le prime presentazioni, e in Olanda si saprà un po' la direzione di questo nuovo governo. Mi fermo qui. Grazie Donatello. Di solito le formazioni del nuovo governo in Olanda durano un po', e se ti ho ascoltato bene, questa volta non sarà un'eccezione. E tu hai portato l'elefante nella stanza, e questo ci porta anche a Eleonora, perché è proprio il suo tema. Eleonora Poli è ricercatrice presso l'IAI, è specialista di economia politica internazionale, si è occupata in numerose pubblicazioni di crisi, governance e le relazioni internazionali nell'Eurozona, e ha anche scritto dell'Olanda, e quindi la domanda per lei è: cosa dopo queste elezioni si può aspettare del ruolo dell'Olanda in Europa e anche delle relazioni italo-olandesi, che sappiamo che nello scorso anno sono stati a volte un po' tesi. A proposito di questo, Eleonora l'altro ieri ha pubblicato sulla rivista dell'IAI un articolo con il titolo «I Paesi Bassi al voto si preparano a incoronare Rutte ancora una volta». Probabilmente ci ha azzeccato, ma quello che mi interessa ancora di più è l'ultima frase dell'articolo, che va così: la cattiva notizia per alcuni paesi membri europei, compresa l'Italia, è che l'approccio più o meno rigido alle politiche economiche e fiscali europee dipenderà molto dal colore del governo olandese, e una visione più rigorista potrebbe comunque prevalere. Lo pensi ancora così, Eleonora? Intanto buonasera e grazie. Sì, diciamo che la buona notizia per l'Europa, diciamo per l'Unione Europea, è il risultato elettorale che abbiamo visto, quindi i partiti, diciamo, di estrema destra hanno comunque preso un numero combinato, diciamo un numero di seggi abbastanza alto, ma non saranno in grado di governare, non riusciranno a entrare in nessuna coalizione di governo. La buona notizia per l'Italia è sicuramente l'entrata, la vittoria, diciamo, parziale di 66. La cattiva notizia, ma non è una cattiva notizia, la realtà dei fatti è che l'Olanda ha una visione della politica economica che è abbastanza diversa da quella che abbiamo in Italia. Lasciatemi un attimo articolare meglio il mio messaggio. Se si chiede a un cittadino olandese
se è più o meno pro-europeo, la maggioranza dei cittadini olandesi diranno che sì, si sentono europei, ma questo non significa che i cittadini olandesi o l'Olanda di per sé voglia, diciamo, un'Unione europea più politica, un'integrazione più stringente, come potrebbe essere invece una visione più italiana, che non rispecchia sicuramente al momento la maggioranza dei cittadini, ma diciamo teoricamente il pro-europeo italiano vede un'unione politica come l'obiettivo finale. Questo non è necessariamente vero nel caso olandese. E nel caso olandese si punta di più all'accompletamento del mercato unico, ad un'Unione europea che magari promuova i diritti dell'uomo, che promuova le democrazie, ma non necessariamente che vada in qualche modo a incorporare maggiore sovranità nazionale. E questo diciamo che è un punto centrale. Non è sempre stato così. Ci sono stati in passato dei movimenti più forti contro l'Unione Europea, per la cosiddetta Nexit, che però si sono un po' acquietati con la Brexit, cioè vedendo un po' il risultato, diciamo, politico, lo scompiglio politico che ha creato la Brexit in Gran Bretagna, con i vari cambi di governo, in un paese come la Gran Bretagna, dove le istituzioni, insomma, sono sempre state molto funzionanti e molto performanti, secondo me, ma anche secondo appunto altri analisti, hanno spinto partiti come quello di Wilders, per esempio, ad abbandonare l'idea di una fuoriuscita dell'Olanda dall'Unione Europea, perché comunque non è più visto come una strada percorribile. Questa sicuramente è una buona notizia, però se si guardano ancora le statistiche, l'estate scorsa solo il 36% dei cittadini olandesi era in favore di una politica europea più espansiva dal punto di vista fiscale. In Germania erano il 50%, e parlo della Germania perché le visioni economiche sono sempre andate più o meno di pari passo. Quindi diciamo che il cittadino olandese, e quindi la sua rappresentanza politica, deve in qualche modo o ha ancora un approccio più rigorista. La cosa, diciamo, che potrebbe in qualche modo cambiare leggermente la situazione è appunto la vittoria elettorale di D66, che sicuramente è il partito liberale più pro-europeo che c'è nella scena olandese. Questo non significa che il rapporto con l'Italia in qualche modo andrà verso una strada più facile, no? Ci sarà però, diciamo, possibilità di un ragionamento costruttivo tra le due parti, che sarà favorito fondamentalmente da due elementi. Da un lato il fatto che in Italia al momento abbiamo come primo ministro Mario Draghi, che comunque viene considerato come una persona competente, in grado in qualche modo di in grado di portare avanti un piano per un recovery plan in qualche modo ben strutturato. E la seconda dipenderà appunto dalla Commissione europea, nel senso che quello che viene chiesto dalla maggioranza dei partiti olandesi è che ci sia un approccio da parte delle istituzioni europee più stringente, cioè che ci siano delle condizionalità su quanto viene dato. Condizionalità soprattutto economiche, cioè se un paese riceve dei fondi deve in qualche modo dimostrare come li sta spendendo e se li sta spendendo bene, perché di fatto nell'identità politica e nel credo politico olandese, più o meno in tutti i partiti, rimane l'idea che prima della solidarietà ci debba essere anche una solidità, cioè ci debbano essere delle risposte concrete nazionali per far fronte a dei problemi che sono reali. Quindi prima di chiedere aiuto, ogni paese membro dovrebbe in qualche modo risolvere i propri problemi interni fin dove può. E questo rimane un pilastro fisso del pensiero politico olandese, che è molto difficile da scalfire e fondamentalmente non è neanche così errato dal mio punto di vista. L'altro tema che però in qualche modo potrebbe trovare delle agganci con l'Italia, in cui si potrebbe aprire un dialogo costruttivo con l'Italia, è la cosiddetta condizionalità legata a temi della democrazia, perché la condizionalità per la politica olandese non riguarda solo il tema economico, ma anche il rispetto dei diritti umani e della democrazia, soprattutto nei paesi del Visegrad. L'Italia ha sempre avuto un rapporto ballerino con i paesi del Visegrad, se si pensa al penultimo, due governi fa, diciamo, l'Italia si stava in qualche modo avvicinando, aveva tentato per motivi meramente politici al Visegrad, più di propaganda che per reali interessi politici.
Però di fatto con questo governo la questione appunto di democrazia e di rispetto dei diritti umani potrebbe appunto trovare terreno fertile. E su questa base diciamo che c'è spazio per l'Italia e per l'Olanda di costruire insieme delle posizioni comuni che poi possano portare anche ad altro, perché la strada diciamo per cooperare tra Italia e Olanda non è mai il confronto diretto, perché le posizioni sono veramente diverse, ma si devono trovare canali alternativi per in qualche modo incanalare un dialogo diciamo costruttivo. Ed è questo anche per esempio lo scopo della tavola rotonda che portiamo avanti ormai da un paio di anni, il cosiddetto Van Vitelli, assieme tra il appunto Ministero Affari Esteri olandese e il Ministero Affari Esteri italiano, perché appunto ci rendiamo conto che fondamentalmente partendo appunto da presupposti molto diversi si debba trovare diciamo un terreno comune su cui partire. Comunque la risposta in poche parole è che sicuramente non c'è una svolta politica dal punto di vista italiano in Olanda, però diciamo che l'entrata appunto, la possibile entrata o la quasi sicura entrata del D66 all'interno del governo sicuramente porterà ad un'apertura maggiore sui temi pro-europei, ma non a un radicale cambiamento delle posizioni olandesi. Grazie, con carce speranza. Allora, mi sembra insieme alla tua chiamata al rapporto costruttivo italo-olandese, mi sembra un'ottima risposta anche a quello che ho letto stamattina sul Corriere della Sera. Ve lo cito: che cosa può aver convinto gli olandesi a confermare Rutte? Quasi certamente il suo atteggiamento nei confronti dell'Europa e del Recovery Plan. Il suo governo aveva tenuto più volte posizioni intransigenti e ostruzionistiche nei confronti delle aperture di Bruxelles ai paesi più indebitati, Italia compresa. Mi sembra un pochino esagerato, non credo che gli olandesi abbiano votato Rutte perché non vuol dare i soldi agli italiani, ma comunque sono anche questi miti da sfatare. A questo punto propongo un piccolo cambiamento del programma. L'ambasciatore Nello Feroci che dovrebbe concludere il webinar, fra un po' se ne deve andare, ma abbiamo ancora alcune domande. Allora io propongo di dare la parola adesso all'ambasciatore e poi finire rispondendo ad alcune domande interessanti che abbiamo avuto. Siete d'accordo? Ambasciatore, va bene a lei? Sì, grazie. Grazie mille per questa piccola modifica del programma, spero di non interferire troppo, ma purtroppo ho un altro impegno alle 7:30. E grazie agli amici dell'Ambasciata dei Paesi Bassi per questa occasione di incontro su un tema di interesse comune come quello delle elezioni in Olanda. Prima di commentare i risultati di queste elezioni, io vorrei fare due osservazioni, come si dice, a monte. La prima è la constatazione che si possono fare elezioni politiche malgrado il Covid. Voi avete potuto svolgere le elezioni in un clima di grande serenità, ricorrendo più che nel passato al voto per posta, allungando i termini della giornata elettorale su 3 giornate, ma lo si può fare. Questo diciamo è interessante da notare in Italia, perché noi abbiamo già deciso di rinviare le amministrative che erano previste tra maggio e giugno a dopo l'estate, e se ricordate bene c'è stata una ampia e approfondita discussione sulla opportunità in occasione della crisi del precedente governo di tenere elezioni anticipate in una situazione emergenziale come quella in cui si trovava l'Italia in quel momento. È possibile, voi lo avete dimostrato, e questo mi sembra già di per sé un fatto positivo. La seconda osservazione riguarda il vostro sistema elettorale. Voi avete un sistema proporzionale, ma la vostra storia recente dimostra che il sistema proporzionale provoca sì frammentazione. Se ricordo bene, credo che ben 37 partiti si erano presentati alle elezioni. Ora non so quanti effettivamente alla fine saranno presenti o rappresentati in Parlamento, 17. Ma comunque 17 è un numero molto cospicuo,
ma che non è vero che questa frammentazione provoca ingovernabilità automaticamente. Nonostante il sistema elettorale proporzionale, nei Paesi Bassi la governabilità mi sembra tranquillamente assicurata e da molti anni. Anche questa è una lezione da tenere presente, perché in Italia il dibattito sulla legge elettorale è una sorta di never ending story che ci tormenta da anni e ci continuerà a tormentare per anni. Poi sul risultato delle elezioni è già stato detto molto, io non credo che ci sia molto da aggiungere. Direi tre dati fondamentali per quello che mi riguarda, tutto compreso il successo del partito VVD di Rutte: si conferma il primo partito, aumenta il numero dei rappresentanti in Parlamento, sicuramente Rutte è il candidato naturale a presiedere anche il prossimo governo, mi sembra giusto parlare di un Rutte 4 o 4, ma come avete detto voi, forse il dato più interessante, più significativo, è il grande successo di questo partito, non so come definirlo, liberal socialista, liberale europeista, il D66 di Sigrid Kaag, che dovrebbe diventare l'interlocutore naturale di Rutte nella formazione del governo. E il terzo dato, che forse vale la pena di sottolineare perché mi auguro faccia parte di un trend europeo, è l'ulteriore riduzione di consensi per il partito nazionalista, il PVD di Wilders. Anche qui voglio sperare che si tratti di un trend che si va consolidando in Europa anche come effetto delle decisioni assunte dall'Unione Europea nel corso della crisi del Covid. Quale sarà l'esito della trattativa? Non mi dilungo, sono state fatte varie ipotesi. La questione se il prossimo governo sarà più o meno europeista è stata già sufficientemente affrontata da Piras e da Eleonora Poli. Io voglio limitarmi semplicemente a ricordare che avremo molto rapidamente due occasioni per testare l'orientamento, almeno due, poi ce ne saranno molte altre, ma due sicuramente sono molto vicine, molto ravvicinate, per testare l'orientamento del prossimo governo olandese. Il primo sarà il giudizio sui piani nazionali di ricostruzione, perché come ricorderete i Paesi Bassi avevano molto insistito a suo tempo e anche ottenuto che anche il Consiglio e quindi gli Stati membri fossero coinvolti nelle valutazioni dei singoli piani nazionali di recovery, quelli che dovrebbero dare accesso ai fondi europei del Next Generation EU. Ma in prospettiva, diciamo dopo l'estate, autunno, fine anno, si metterà in moto un cantiere di revisione e riforma del patto di stabilità e crescita, che come sapete è stato un po' la cartina di tornasole dell'atteggiamento olandese sui temi del governo economico in Europa e del governo dell'euro. E mi sembra che sia inevitabile, intanto è già acquisito che avremo una proroga 2022 del periodo di grazia sulle regole in materia di disciplina fiscale, ma comunque sarà inevitabile affrontare questo tema e lo si farà in un momento in cui tutti i paesi membri dell'euro hanno accumulato un livello di debito pubblico in condizioni normali insostenibile, ma oggi probabilmente necessario. Ecco, su questi due temi in particolare credo che molto rapidamente andremo a valutare se, come e quanto sarà possibile realizzare anche delle convergenze tra il governo italiano e il governo olandese. Vi ringrazio, scusatemi per questa interferenza. Ambasciatore, c'era ancora una domanda a lei. Lei sì. Giustamente ha puntato sul fatto che l'instabilità politica non dipende tanto dalla legge elettorale quanto dagli eletti, no? E qui c'è una domanda, adesso la leggo. In Italia il problema principale, a mio avviso, dell'insoddisfazione rispetto alla legge elettorale sta nelle liste bloccate che non consentono la libera e totale scelta degli eletti, per lo più scelti dai partiti. È d'accordo? Sì, questo è un tema parzialmente collegato al meccanismo. Un sistema maggioritario puro
consente sicuramente di scegliere, oltre che il partito, anche la persona. Un sistema proporzionale con liste bloccate si traduce in un imperio delle segreterie di partito a cui spetta il compito in esclusiva di designare gli eletti, di fatto, perché si sa perfettamente più o meno alla vigilia delle elezioni quanti saranno eletti, e quelli che saranno eletti lo saranno nell'ordine in cui saranno presentati. Quindi questo è sicuramente vero, e probabilmente questo sistema non ha favorito l'emergere di una classe politica all'altezza delle esigenze che sistemi complessi di governo come quelli nei quali si trovano confrontati i nostri paesi avrebbero bisogno in circostanze così complicate come quelle di questo periodo in particolare. Grazie ambasciatore, grazie, grazie a voi, grazie a voi ancora, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie anche a lei. Allora, di domande ne abbiamo diverse. Ci sono tre domande su Volt. E Luisa ha chiesto se può rispondere lei. Poi dico, ci sono alcune altre domande. Una domanda è che non sarebbe meglio introdurre in Olanda anche una soglia elettorale per evitare ulteriore frammentazione del Parlamento, uno sbarramento elettorale per evitare il proliferare di questi partiti nano. Ne abbiamo già parlato, ma forse non è una cattiva idea, ma secondo me non è un vero tema adesso in Olanda, no? Donatello? Se non se ne parla molto, no? L'ultima domanda, Arts, che stavo infatti proprio leggendo anche la domanda, si parla poco di dello sbarramento. Lo sbarramento, sì. Sì, beh, è sempre un tema, diciamo, perché alla fine dobbiamo dire che normalmente questi nuovi partiti falliscono quasi sempre, quindi è molto difficile in Olanda creare ed entrare nel Parlamento con un nuovo partito. Quest'anno, che ne subentrano adesso come adesso, domani a mezzogiorno siamo sicuri, probabilmente 4 nuovi partiti, e diciamo che è un unicum, però normalmente è molto difficile. Allora, ci sono le persone che sono contro perché dicono che creare un governo con 17 partiti e la frammentazione del Parlamento è molto difficile. C'è da dire anche che si potrebbe parlare anche della pluriformità della democrazia, quindi vuol dire che questi nuovi partiti contribuiscono anche a dar voce a delle persone che tuttora non si sentono rappresentati dai partiti che finora sono nel Parlamento, e quindi per adesso diciamo non c'è un'iniziativa di legge di nessuno dei partiti per sbarrare, diciamo, questa soglia. Devo dire che se fra 4 anni magari se ne presentano altri 37 con, diciamo, 10 new entry nel Parlamento, magari cambierà la situazione. Per adesso, come adesso, non lo vedo. Benissimo. Allora, Luisa, potresti dare la risposta alle tre domande su Volt? Interessante poi, che sono tre proprio su questo partito che... Non ho detto che è una più Europa, ho detto una specie di più Europa transnazionale, quindi qualcosa bisogna inventarsi per far capire a un pubblico cosa si intende lo dire. Sono. No, guarda, ti ringrazio, ringrazio anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici per queste domande, e secondo me hai azzeccato proprio far notare che ci sono tre domande solo sulla questione Volt, perché anche di questo vorrei parlare. Allora, la prima domanda, ci sono due che chiedono che ruolo potrà giocare Volt sia nella formazione del governo, ma anche nel, in qualche modo, informare le politiche, visto che comunque con il loro numero di seggi percentuali non sono una grande forza politica. Qui diciamo una risposta in due parti. Prima c'è un problema di rappresentanza politica, perché come fa notare uno dei commenti,
Volt, per esempio, ad Amsterdam ha preso quasi 6% del voto, anche in altri centri, cioè che è una cosa strepitosa, che poi se sommiamo ad Amsterdam sempre del 66, penso che aveva quasi 23% del voto. Allora la spaccatura della quale parlavo è anche una spaccatura in parte territoriale, che non si riflette puramente in, diciamo, città-campagna, quello sarebbe troppo semplice, però c'è una spaccatura importante. Però, tornando a Volt, come vediamo anche dei commenti, questo cioè, è interessante, perché anche ho fatto parte di due altri seminar sulle elezioni, e in tutti e due c'erano domande su Volt. Cosa mi fa pensare questo? Conferma il fatto che gli elettori di Volt, ma anche, spero, i rappresentanti di Volt saranno molto più impegnati della media, sia diciamo degli elettori che dei rappresentanti politici. Sono molto più motivati, molto più ingaggiati nella politica, non solo nella politica europea, ma nella politica nazionale. Allora io lo dico, spero che potranno avere un ruolo maggiore del loro, diciamo, numero limitato, in qualche modo potranno in qualche modo spingere una politica più europeista. C'era una domanda su cosa potrebbero fare in Italia. Io spero molto, anche perché in Olanda, secondo me, questo è del mio studio molto non scientifico dei miei studenti, che sono i miei, diciamo, informants su Volt. Molte persone, non solo persone giovani, li preferiscono in questo momento ai Verdi, sicuramente ai Verdi olandesi, a GroenLinks. Credo che in Italia, in assenza di una forza politica verde come i Verdi tedeschi o altri, un partito come Volt potrebbe giocare un ruolo molto importante. Questa è la, diciamo, più mia speranza che un assessment analitico. Mi fermo qui. Grazie. Vabbè, hai parlato dei Verdi. Anche questa è una domanda. Perché questo cattivissimo... Scusa Art, vorrei aggiungere a Luisa che ieri io ho parlato proprio, ho intervistato a caldo dopo che Volt, il partito, ha saputo di avere, allora all'epoca erano ancora quattro seggi, che adesso sono tre, vabbè, si è ridimensionato, però erano stracontenti. Infatti a caldo io ho chiesto anche se erano disposti a entrare nel governo per magari realizzare insieme al D66, e lì diciamo ha detto che assolutamente non erano pronti a questo, perché volevano entrare nel Parlamento, creare questo movimento progressista paneuropeo e cambiare le cose, e quindi non erano propensi assolutamente in questo momento a governare, perché loro si considerano dei parlamentari. Volevo aggiungere giusto questo. E posso aggiungere una cosa anch'io, Art? Sì, vai, vai. Intanto sul ruolo di Volt in Italia, giusto ricordare che Volt è stato creato da un italiano, da questo Andrea Venzon. E, ovviamente non si è mai profeti in patria al momento. In Italia Volt non sta avendo questo grande successo come in Olanda, ma l'idea è appunto che, essendo un partito transnazionale, possa in qualche modo entrare al Parlamento europeo. È quello fondamentalmente l'obiettivo, di creare appunto un partito all'interno del Parlamento europeo che sia effettivamente transnazionale. E diciamo che è una buona notizia che sia entrato intanto in Olanda, perché è un primo passo verso una maggiore istituzionalizzazione del partito. Grazie. E questo ci porta anche ai Verdi, perché c'è una domanda: perché questo cattivissimo risultato dei Verdi in Olanda, mentre in Germania, Francia, Austria i Verdi vanno forte? È una domanda che volevo porre a voi quattro, a tutti quanti, e in più un'altra domanda, una tosta: se queste elezioni rafforzano o indeboliscono la prospettiva di una politica fiscale comune europea. Allora, a chi per prima? Guarda, io posso dire molto rapidamente: i Verdi, perché non sono più Verdi. Questo molto
Forse non sono più verdi, non sono più links neanche. Okay. E la politica fiscale comune? E la politica fiscale europea, secondo me le posizioni sia morbide, saranno più morbide perché dovranno esserlo. E come ricordava l'ambasciatore prima di lasciarci, ci saranno delle tappe molto importanti, cioè il prossimo European Council probabilmente sarà a giugno, ma i piani del Recovery Fund nazionale dovranno essere approvati prima. Si troverà un accordo, spero, credo. Ok. Maria? Non mi sento di fare previsioni sulla politica fiscale, forse vorrei portare la voce, pensando agli elettori olandesi. Il discorso che faceva Luisa sulla questa linea che divide i pro-europeisti dai non-europeisti, però se facciamo il discorso dei cittadini è in che misura il discorso europeo può essere attraente per gli elettori olandesi, cioè questo discorso deve significare qualcosa per tutti quegli elettori che evidentemente non hanno fiducia in questo progetto, si stanno avvicinando o hanno scelto di votare per partiti populisti, per partiti che rappresentano la protesta. Quindi secondo me questa è la sfida, quella di costruire una politica che realizza i desideri e le speranze dell'olandese medio, altrimenti stiamo parlando di un'Europa lontana dalla gente, quindi i risultati politici saranno in una direzione diversa. Ok. Eleonora? Allora, sul Partito dei Verdi, quello che mi sento di dire è che probabilmente ha giocato un ruolo il Covid, nel senso che l'elettore probabilmente ha premiato la stabilità e ha premiato il pragmatismo, e questo si riflette anche fondamentalmente nei risultati elettorali. Per quanto riguarda il futuro del ruolo dell'Olanda, diciamo, all'interno dello scenario europeo, quindi delle politiche fiscali, diciamo che l'Olanda al momento è la piccola delle grandi potenze, la più piccola delle potenze, sicuramente cercherà di portare avanti la sua visione, che non è sicuramente flessibilissima, però appunto la politica olandese ha il pregio di essere molto pragmatica, quindi fondamentalmente non si metterà a combattere, diciamo, contro i mulini a vento. Quindi presumo che si arriverà sicuramente ad un accordo. Bene. Allora, Donatello? Beh, sui Verdi, diciamo, lì dipende anche tanto dal leader dei Verdi, Jesse Klaver, che, diciamo, non ha fatto una campagna elettorale impeccabile, anzi, l'ha fatto abbastanza invisibile. 4 anni fa hanno stravinto, specialmente nelle grandi città, tipo Utrecht, Amsterdam, anche Rotterdam. Adesso non è che sono spazzati via, però subentra lì il secondo argomento, che anche D66 ha tanti punti programmatici simili anche. Se guardiamo infatti ai dati, vediamo che secondo me il 21-22% dei nuovi seggi di D66 derivano direttamente da GroenLinks, quindi dai Verdi. E quindi lì diciamo che Sigrid Kaag ha disturbato anche un po' l'elettorato dei Verdi, questo messo insieme a una campagna elettorale che secondo me dal lato comunicativo non è stato impeccabile, anzi hanno creato questo risultato molto deludente per il loro partito, anche se ribadisco la base nelle grandi città è sempre lì, anche dove governano in tanti comuni, in tante province. La possibilità, diciamo, della politica fiscale comune, lì dipende tanto dal pragmatismo, diciamo, di Rutte. Non peraltro in Olanda lo chiamano Mark Teflon Rutte, parlando proprio, diciamo, del rivestimento antiaderente delle padelle, che un po', diciamo, tutti gli scandali li scendono da dosso. Lui ha sempre in Olanda è molto più euroscettico che quando lui parla ai microfoni europei o al Parlamento europeo. Quindi lì cambia un po' la cosa, che comunque penso lui non sarà quello che ostruziona, però di certo non sarà con Macron, Draghi e Merkel uno dei primi a creare proprio questa possibilità. Ok. Ci sono ancora alcune domande,
Io direi di fare una risposta breve, perché qui, come aveva già detto Eleonora, l'Olanda si pone anche come difensore della democrazia e della rule of law in Europa. E la domanda è se i Paesi Bassi assumeranno questo ruolo per mettere pressione alla Commissione europea per proteggere la democrazia in Ungheria e Polonia. Questa è una bella domanda. Chi se la sente di dare una risposta? Io posso cominciare, però poi forse do la parola a Eleonora che ha già cominciato a parlare di questa cosa. Secondo me, se l'Olanda vuole in qualche modo cambiare la sua immagine in Europa, questa sarebbe una strada da percorrere. Non sono, diciamo, la prima persona a dirlo. Allora, a novembre, l'European Council on Foreign Relations ha pubblicato questo bellissimo report che suggeriva che l'Olanda, non solo l'Olanda, ma l'Olanda dovrebbe cambiare la sua immagine da leader dei quattro frugali a leader dei cinque trasformisti, come l'hanno chiamato, e prende il ruolo sia guida nel, appunto, combattere i vari regimi autoritari in Europa, come l'Ungheria e la Polonia, ma anche spingere su altre questioni, come la questione del cambiamento climatico, che è un ruolo che assolutamente potrebbe prendere, così spostando anche non solo l'attenzione dalla frugalità, ma anche assume un ruolo di leader, perché questa è una posizione in questo momento abbastanza difensiva, non è una posizione propositiva. Se questo accade, non lo so, ma credo che sicuramente un ruolo più importante del 66 spingerà in questa direzione, che loro sono stati molto, molto... diciamo forti proprio sulla questione di rule of law. Poi cosa se ne farà? Cioè, spero proprio che questo è un cambiamento che io vedrei come molto positivo. Ok. Poi c'era un'osservazione che il rischio del sistema olandese è che i piccoli partiti possano condizionare la maggioranza. Beh, non mi sembra solo un rischio in Olanda, visto quello che è riuscito a fare Italia Viva in Italia. Quindi non è tipico olandese, secondo me. Poi... Art, c'è un'osservazione su uno dei piccoli partiti che è subentrato, Ja 21, sì 21... Loro, diciamo, sono tutti ex Forum della Democrazia, quindi tutti ex Thierry Baudet. Il loro pregio è che hanno 7 seggi al Senato. Sì. Quindi lì potrebbero aggiungere i loro 3 seggi della Camera dei Deputati, magari aiutare lì la maggioranza, e quindi la maggioranza al Senato, che in Olanda è fondamentale per fare passare le leggi, avrebbe un vantaggio. Il problema è che loro sono di destra, più destra del VVD, e secondo me Sigrid Kaag e tutti gli altri partiti non è che li vedono di buon occhio, quindi non la vedo bene, però lì ci sarebbe una piccola probabilità per sì. Sì, il problema del Senato non abbiamo trattato qui, perché cioè, lì si entra anche nell'edificio statale olandese e diventa abbastanza complicato. Comunque il problema c'è, e questo grazie all'exploit di Forum for Democracy nelle elezioni provinciali di 2 anni fa. Quindi anche questo va tenuto conto, è vero. E poi un'ultima domanda. Se i media olandesi non sono stati troppo poco critici verso partiti come Forum, PVV e VVD. Questo lo voglio chiedere a chi sta in Olanda e chi legge e segue ogni giorno i media olandesi, perché io non ho questa impressione, ma lo chiedo a voi. Cioè, lo chiede l'ascoltatore. Maria.
Ma mi posso forse limitare a dire che la mia impressione è che Rutte sia stato molto presente in questo momento nei media, quindi ha goduto del vantaggio di essere il primo ministro in carica, anche se dimissionario, insomma, per cui si è sempre presentato come più come presidente, cioè come primo ministro, che come leader del suo partito, quindi si è avvantaggiato di questa situazione. Quindi forse un vantaggio per il Partito dei Liberali c'è stato, ecco, questo sì. Non credo che ci sia una grande attitudine positiva nei confronti del partito di Wilders, almeno questa non è la mia impressione. Forse però dovremmo guardare molto di più quello che succede sui social media, che sono veramente i canali di comunicazione importanti, e lì però bisognerebbe chiedere veramente a un esperto che ha studiato questa comunicazione in questa fase, ma sappiamo che lì si sta formando veramente l'opinione dei vari gruppi e la diffusione dei vari gruppi. E non c'è più la mediazione del giornalista. Esattamente, purtroppo. Quindi è più un costruire una propria visione, perché leggi i messaggi del tuo gruppo, quindi ti rafforzi nelle tue visioni senza passare attraverso un controllo dei fatti. Penso che questo sia un rischio generale, non solo delle elezioni olandesi. Bene, Donatello, vuoi aggiungere qualcosa? Magari come rappresentante di uno dei media, appunto. Giustamente, devo dire che secondo me nei confronti di Forum e PVV di certo non c'è un clima troppo positivo, anzi, devo dire molto critico, anche nei confronti di Mark Rutte, che Mark Rutte comunque non ha esitato in questa campagna elettorale a farsi intervistare tante volte. Però sia Wilders che proprio anche Thierry Baudet hanno addirittura rifiutato tante interviste dove erano proprio invitati. Un esempio, il Nieuwsuur, per chi sta in Olanda lo riconosce come, diciamo, istituto giornalistico, diciamo, anche all'avanguardia, hanno fatto secondo me una trasmissione bellissima, un format con delle domande anche diciamo degli elettori. Per esempio Thierry Baudet ha rifiutato di presentarsi lì, e quindi uno non lo puoi forzare. E io lì, il liberale Mark Rutte, anche naturalmente con tanti scandali e con tutte le critiche che ha avuto, se l'ha cavata abbastanza bene, ma lui, diciamo, ha risposto a tutte le domande critiche nella campagna elettorale. Gli altri due hanno scelto molto più i loro media, i loro social media o i YouTube live campaign, e specialmente la campagna elettorale del Forum mi ricordava tanto la campagna del Movimento 5 Stelle, quando c'era ancora Grillo e i comizi nelle piazze. Diciamo, le ultime due settimane Thierry Baudet ha fatto proprio un po' di quello, senza i media olandesi, che addirittura a volte li ha cacciati. Benissimo, vi ringrazio tantissimo, e sì, vorrei dire, facciamolo un'altra volta, ma non aspettiamo alle prossime elezioni politiche olandesi. Grazie.